Stasera siamo qua con Batora lo Steven. Questo gioco è stato sviluppato qui a Catania. Attenzione perché è pubblicato da un publisher prestigioso come Team 17. E allora, stiamo giocando a PS5, ma il gioco è disponibile anche su tutte le altre piattaforme. Vi ricordiamo ragazzi che cliccando sul link, ogni click supporta il nostro lavoro, oltre che il lavoro insomma di Stormind Games e di Team 17. Questa intro per esempio demo che avevamo provato anni fa nella beta, demo beta che avevamo provato anni fa. Mesi fa non c'era. C'era. Partiva direttamente in un mondo che non era. Sì, sì, era nostro. Direttamente la dimensione di del gioco proprio. Infatti le due ragazze erano separate. Sì. Ultimamente. Questa è Catania, ragazzi. Questa è Catania, sì, vabbè, basta questi provincialismi perché. Mila, stai bene? Tra l'altro sto facendo la scena gaming italiana, cioè la scena dello sviluppo italiana si è evoluta moltissimo e quest'anno ha avuto un bel boost. Senti, ti vuoi stare zitta e mi segui per cortesia? Ah. Ti vuoi stare zitta che non sei altro? Vuoi stare zitta che non sei altro? Andiamo di qua. Premi R3 per ingrandire. Praticamente si può regolare anche lo zoom. Vedete? Sì, perché siamo in Inghilterra, ecco. Ecco, scalare le classifiche non sarà un problema, visto che la fine del mondo ha decimato 2/3 della popolazione. Questo Black Humor, Avril? Ti piace vincere facile, sì. Poi un po' si è realizzato quello che voleva il mio medico. Sapete che io avevo un medico di famiglia che era abbastanza cinico e diceva ci vorrebbe che nel mondo... Sì, decimasse la popolazione. Ottimo medico, cioè ottimo sto medico che dice queste cose. Non lavora più. Quindi qui stanno rivivendo dei ricordi legati giustamente al loro mondo, però sono abbastanza tranquille, come se vivessero in questa realtà ormai post-apocalittica, definiamola così, già da qualche tempo. E poi finisce male. Bravo. A questi così finisce male. Però no, perché è la protagonista, okay? Quindi sappiamo che... Yeah, I guess. Wait. This place is... Avenge your sister. Avenge your sister. Avenge your sister. Can you hear me? We were waiting for you. Così. Quando vedi una cosa che brilla e che luccica, la ferri. È regolata. My name is Sun. Through my glory and pride, may you find the strength to recover what was lost, but never forgotten. My name is Moon. Through my wisdom and love, may you beccata sti poteri assurdi? Noi siamo i guardiani della terra. Tra l'altro ragazzi, dovete sapere che dopo aver provato la beta la volta scorsa, qualche mese fa, noi abbiamo dato dei feedback, così come anche altri che avevano potuto provare la beta. E vediamo adesso se mi sono andate a sistemare le cose. Tu premi X e switch da viola ad arancione. Però in quel momento ti dice con R2 stai facendo le azioni del potere viola. E adesso scopriamo meglio un po'. Oddio, è pazzesco. Come si usa esattamente? I mani. Ora te lo spiego, quindi te lo spiega con le mani. I mani. Quando usi la natura fisica, ecco, la natura fisica è natura onirica, quindi. Siamo come dei maledetti. Non si può fare in modo spregiudicato, attenzione. Quando si illuminano è meglio che schiviamo. Dunque, stavo dicendo appunto questa differenza tra gli attacchi. Ecco, perfetto, attacchi direzionali fisici, me lo sta spiegando. Gli attacchi direzionali consentono ad Avril di orientare i colpi quando affronta gruppi di nemici. Quindi sono due attacchi diversi. C'è l'attacco di base, che è con quadrato, e l'attacco direzionale, che è con l'analogico. Non è un'alternativa. Io... Ok, praticamente è un affondo. Esatto, fa l'affondo e fa anche un attacco speciale. Però attenzione, è bello tosto, eh. Non è una cosa all'acqua di rose. Cioè, bisogna schivare in maniera... Meglio, quasi no? Ottimale. Sì. Allora, non è vero che a Catania non si lavora. Ehi, tu aiutami, ti prego. Stai tornando indietro. No, scusate, eh. Ecco, vedi, polvere di cristallo. Perché stai tornando indietro? Midna non esplora. Ma però i cristalli non li rompi, vedi? Perché stavo guardando te. Per vedere quanto eri mortificata dal mio... Seme antico. Vediamo. Che carino. Allora, il menu è super cute. Il menu è cute, era già cute, ma l'hanno perfezionato, credo. Da quel che mi ricordo, da quel che so, insomma.
Ma scusa... E ora vediamo la progressione anche del personaggio, che è forse la cosa che mi interessa di più nei videogiochi in assoluto. Risorse, la polvere di cristallo che avevamo preso, glossario, tutorial ovviamente, personaggi. Vediamo. È grigia. Aspetta, quanti anni ha? Avril, 16 anni. Sì, va bene, 16 anni, me ne sto andando, Stormwind Games, non possiamo, è minore. Sono passati 2 anni da quando si è distrutta la Terra. Ancora, hai visto? Avevo ragione io. I fumi e i fuochi. Avevo ragione io. Okay. Sembra un periodo intercorso tra l'apocalisse e la loro situazione non così lungo. Poi, intanto ammazza questi. Ah, lei ora finalmente combatte. Ah, ecco, si riferiva a Sheila. Ah, si è ricordata. Ah, ma... No, ma sai cosa? Sono una madonna a combattere. me l'ero scordato, pensavo che fossi scarsa. In realtà è scarsa, aiutala. Vabbè, è un helper, non è che ti può lasciare... Devo trovare un'amica, devo salvare il mio pianeta. Vabbè, qua c'è bisogno... Però devo salvare il mio pianeta, sembra una cosa tipo che Kaylas mi possa rispondere. Vabbè, ragazzi, buona fortuna, guerriera. dai, io mi ci impegno almeno. No, ragazzi, guerriera. Mi impegno, lei... In realtà i poteri fisici e poteri viola. Finalmente abbiamo i poteri viola. Non so com'era la voce, ragazzi. No! Dai, non provarci nemmeno. Ecco. Prima devi muovere le chiappe e spiegarmi cosa diamine sta succedendo. Sì, più o meno, non senti che voce che ho? È la voce del bimbo minchia, non so se... In questo caso... Dovrei aiutarci a risolvere un altro problema con il distruttore della valle. Aspetta a premere, mannaggia la miseria. Vabbè, perché hanno la voce da megafono. Allora, ragazzi, noi siamo qui per presentarvi il gioco in una live sponsorizzata. Non siamo qui per divertirci, Avril dispone di due nature, fisica e mentale. Cambia natura in base alle necessità. Ciascuna di esse garantisce attacco mentale, non onirica. Aspetta, Cobra, lei è Avril degli umani. Ha aiutato il nostro villaggio Kaylas. Cioè, mi... Ho capito. Ah, non hai messo neanche i punti. Guerrieri 10 volte più valorosi di te sono caduti per mano loro. Oh, ehi! 10 volte più valorosi di chi? Sta scemo! Gli attacchi direzionali. Ah, gli attacchi direzionali che non li abbiamo provati. Ecco, questi sono, vedi? Cioè, praticamente così in più direzioni. Mentre invece questi attacchi veloci. Hai visto? Ah, ma questa cosa... E me li fa provare subito, come si fa nel buon game design. Mi spieghi una cosa e me la fai provare, perché sennò non hai fatto niente. Oh, vedi per esempio il problema, che poi non è un problema, si pone quando devi affrontare nemici diversi. Quindi viola e arancione. O switchi continuamente, ti concentri prima su uno, poi cambi e poi sull'altro. Che è quello che preferisco fare io di solito. Logico anche. Ai Video Game Awards ci saranno miglior doppiaggio Raiden e Midna su Batora. Vai dal Fabbro! E qua, Frabbo. Ma ti dà colpi in testa! E equipaggiamo subito la runa. Il fatto che se ne possano equipaggiare così tanto mi fa pensare a un completismo parecchio difficile. No, oppure no, aspetta, a un overkill di rune che si ottengono. C'è un limite, perché puoi mettere rune... Tante quante sono il tuo allineamento, questo qua. Vero! Capito? C'era già nella beta, cioè, sta cosa. Quindi hai messo due rune di tipo coso, tipo verde. Ne ho ancora due slot su due liberi di questo. Ma devono essere di quel tipo lì. Si chiama Batora. E lei Batora. E se tre ore di discussione. E lei Batora. Gli enigmi ve li avevamo fatti vedere già nel precedente gameplay, che tra l'altro trovate sul secondo canale. Tutto sta nel arrivare nella parte... In quello in fondo. Quello al centro cosa fa? È quello al centro che lo siamo fa. Siamo d'accordo, però... Adesso premi questo. Ok. No. Sì, fatto. Sì, fai giusto, il giro e fatto. Anzi, ci vado di gran carriera. L'avevamo fatto, però ci siamo confusi inutilmente. Oh, e ce ne sono tanti, almeno penso, ce ne sono vari, perché noi l'avevamo fatti anche nel nostro precedente gameplay di queste zone enigmi. Hanno fatto un buon lavoro, questo si può dire. Sì, assolutamente. Aspettando di poter valutare il prodotto nella sua interezza, però devo dire che sicuramente è interessante ed è una produzione che tiene testa, diciamo, ai nostri ragazzi di Stormwind Games. Vi ringraziamo per essere stati con noi, signori, e alla prossima. Grazie, ragazzi. Grazie mille. Ciao.